La pittura di mio zio. Una critica. Sono sotto il vento. Ritornare alla dimensione dei frattali, mettere in tutto ciò che facciamo un pizzico della magia che ci appartiene. Noi abbiamo una comunità, che oggi abbiamo il gas, una volta questo era la situazione del fuoco, pietre, legni. Te è sacralità, come sacralità anche il caffè, a parte essere un dono. E quindi cercheremo di immergere un po' della nostra magia. Ovviamente per un artista tutto ciò che fa è nel proprio mondo. L'arte, secondo me, di questo secolo è l'arte del riscatto, è l'arte dell'alchimia, è l'arte dove la bellezza si impone al grigio e gli insegna le vie del colore, le vie della luce. Non possono essere che vie d'amore, che vie di unione. Quest'opera, come ogni parto, nasce da un dolore. Una sera tornava a casa e nel cestino dei rifiuti, nel cassetto dei rifiuti, ho trovato tutta un'esposizione di parquet buttata. Il parquet l'ho preso per farci una parete, e invece questo qua era il cartone che reggeva questo parquet, e siccome avevo parecchio dentro, inchiommato, come dice in siciliano, con il seghetto quello elettrico ho incominciato a disegnare, no? Perché quando tu incominci poi a entrare dentro quel vortice che ti assorbe per calmare il tuo impeto, e tutto diventa movimento. A me questo spazio piace parecchio, perché sopra questo tetto, non essendo, ci sono tegole e stelle, e mi piace parecchio perché qui si sentono, si sente parecchio il vento, si sentono i naturali, e soprattutto si sentono parecchio il piacere di cantare. Un canale del teatro massimo, un a 30 colone buttato, uno sano, l'avranno buttato per me, ma comunque questo tegolone conserva le vibrazioni di quel teatro, e quindi mi piace creare questi mondi dove in ogni angolo c'è una vocina, un canto che mi riconduce all'albero dove è posizionato questo nido. L'arte per me è affermare un qualcosa che ci spetta di diritto, che è la bellezza. Aceto Kullovo, per me questa è forma d'arte. L'arte appartiene all'umanità. Tutto per me, se c'è amore, diventa arte. E l'amore poi fondamentalmente che cos'è se non è magia? E sono i re magi, i re maghi a portare gli omaggi al Salvatore. Qualsiasi cosa si fa, ci vuole vita all'interno, se no perde quel sapore. Questa è la installazione dove tutto diventa un fluido, dove tutto ha un colore, ma tutto ha una storia. E di questa storia arriva fuori un attimo. Il contatto tra la corda e il legno, c'è una scritta cinese e ho scritto pace. La cosa più importante che l'essere umano ha a disposizione è la pace. Se perdi quello, perdi tutto. L'anfora è riempita di sale,
e poi gli ho messo qualche pianetino, qualche biglia e qualche pensiero di pace. E poi un giorno camminando ho trovato per una via tante stelline, le ho prese, le ho messe in questo cestino. Un altro legnetto sembrava fatto apposta per quest'anfora, fatto proprio apposta nel momento in cui sto creando l'anfora, esco, vado a mare, trovo il legnetto per la... Ma non è che io lo prendo immaginando l'anfora, lo prendo, lo porto a casa e poi il legnetto è come se mi dice quello è il mio posto. E poi è perfetto. Che regge questa idea? Cioè, per me l'arte è una connessione. Una connessione, noi non siamo all'altezza di, secondo me, di comprendere l'arte in pieno. Però possiamo essere gli ottimi strumenti per l'arte, perché l'arte è una compagna che ti fa vedere, poi è un accesso, soprattutto ti fa parlare con te stesso. Mi piace sapere, non importa che si apre l'ingresso, mi piace mettere sempre un suono, perché il suono può aprire e può chiudere. E il suono soprattutto viaggia attraverso lo spazio. Questa è una trave trovata per strada, mi ero reso conto che già il disegno c'era l'occhio, poi l'ho amplificato con questo tappo. E lo devo fare solamente questo colpo di rossetto e questa corona che già c'era, l'ho dipinta. E questa qua per me è la monarchia. Poi in realtà, come ci insegna Artù, la regalità è dentro i nostri cuori. Non è potere, non è io comando, è io comunico, io sono vostro per servirvi. E questo è una cosa che trovai. Suo padre il sole, sua madre la luna, il vento l'ha portato nel suo ventre, la terra la sua nutrice. Per me. Io godo nel sentire il suono dell'acqua. Mi sono perso questo momento, ma godo nel sentire. Qua siamo ad Amsterdam. L'impronta ti permette di fotografare il pensiero presente, il movimento presente. La terra ovviamente è appoggiata a terra, no? Quindi riprende la memoria del suolo. Il futuro sta nel punto che ti fa vedere proprio questa dimensione interiore di pensiero così veloce, però anche ti metti in guardia per dove potrebbe andare a finire l'umanità. Più che l'aiuto degli amici serve la certezza dell'aiuto. La certezza. E non sapendo parlare in inglese, cerco di parlare col cuore. Quindi di comunicare una lingua 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 30 tele. Ma come tu vedi la casa è piena di tele, messe da parte, come lo sto facendo riposare per quando prendo più grande, così mette le foto a mostrare. Questi invece sono colpi di argilla di Cinturone. Questi colpi argilla di 29 li ho cominciati nel 2011. L'argilla ovviamente non è cotta, è sempre viva. Dentro un armadio di questo ci stanno 800 disegni. Ne prendo un paio.
questa ricerca è quando io incomincio a parlare con me stesso. Il mio sogno è quello di poter mostrare tutto ciò che ho creato grazie all'aiuto della mia provvidenza in 20 anni. 20 anni di Aya, forse anche di più, 4, no, per iniziare a rimproverarmi. È il fanciullo che mi rimprovera. Le mie opere parlano, eh? Non è che non parlano. Come si fa? Comunque. Qui per il momento, questa casa, infatti, quando si entra, ti rendi conto che è scarica di vibrazioni e di energia. Questi sono i famosi corpi d'argilla di cui vi parlavo. Ovviamente con i nostri. Questi sono di acqua e di sale. Con carrozza con cui sono diventato montagnino, mi regalò questo pezzo alla sua macchina e quindi ha un valore aggiunto. Ma è nato il 500. Come vedi, io conservo tutti, anche un pezzo di legno. Mi piace conservare tutto perché tutto ha un ricordo. Sopra l'ho fatta e l'ho chiusa. Non so cosa ne è divenuto. Questi lenzuoli bianchi, lo stesso del Cristo, del Gesù, sono tuttora, ogni giorno ci sono 1000 Cristi nel mondo. Il mondo continua a fare festa. Questa è la scelta, bianco nero. Mi piace poi far incontrare le prime con quelle che verranno dopo. Mi piace incastrare le opere attraverso il tempo, non mettere tutti gli stessi anni, ma incastrarli e farli convivere insieme, perché quelle sono figlie di queste. Questo è l'uomo vegetale. Questo dietro ogni opera, per qua vedi, ci sono un mare di misteri. Queste sono le stelle antiche, turche, queste che corrispondono alla centratura, l'anima. Questa è un'opera che ho voluto dedicare invece a Corrado di Spugas, che spediva le lettere sulle foglie di Ficus. Altre opere. Berlino e Barcellona. Queste sono uno e due New York, ma sono messe davanti, c'è un'altra opera che si chiama Dimensione di un sogno. Questa è la preghiera. La luce come ci passa. È un po' piccolino. Questa è un'opera che si chiama Rebus, un po' un omaggio a Walt Disney. Questo è il PT, che io l'ho associato a Topolino, non so il perché, però in realtà dietro questa putia c'è un'altra realtà fuori. Questa signora è una viaggiatrice del tempo. Questa è una conchiglia che mi fu regalata da una persona a me vicina, delle Mauritius. Poi, questo era un cavallo tondo da sé, tolto e l'ho messo qui. Tutto vive, tutto si connette. Thank you.
da corsa a corsa ti mangiaste un anno. Di notte a notte si macina lo sommacco e a quello l'osso della cannella. Avanti, cavallo.
L'arte è maturata in me ancora prima che io conoscessi il suo nome, o meglio prima che lei si presentasse senza nome. L'arte era la luce che riempiva i miei occhi, il respiro del risveglio. Arte erano i viaggi in mezzo a desolate lezioni di corsi e ricorsi. Era la fila per la prima colazione. Erano le piante, gli animali. Arte era la preghiera, il fuoco, l'acqua e tutti gli elementi. Arte erano le stelle, il sole e tutta la natura. Era l'essere presente nella totale assenza da un mondo apparentemente presente. L'artista a cui mi ispiro è il più grande creatore del cielo e della terra. È il padre di tutti i padri, per come si presentò quando ancora non ero. E lui dipinge tramonti e albe e li condivide con noi tutti. Non c'è uomo che non conosca il suo volto. Lui è umile, infinitamente amorevole. E quando gli chiesi se era lui, lui mi rispose sì. Sognai che ero al ponte. Il ponte era una piccola tenuta di una santa famiglia nei pressi di Via Grande, ai piedi dell'Etna, dove da bambino i miei nonni, insieme a molti amici, si riunivano per la vendemmia. Mi ricordo la gioia nel raccogliere i grappoli d'uva immersi tra i roseti, a pigiarli a piedi nudi tra i vendemmiatori. Mi ricordo il casotto col fuoco acceso e le tante voci. In cima a questa piccola tenuta era molto presente una piccola grotta con la Madonnina,
manco io, nella mia più innocente giovinezza, confidavo nella preghiera di un bimbo i miei perché. La padrona di casa era dedita alla cucina popolare. Utilizzava pentole di terracotta. E ricordo ancora come ieri, quando nelle ore di doposcuola mi preparava la merenda con le sue marmellate, ogni pomeriggio mi portava in chiesa a pregare. La chiesa era quella del Monserrato. E anche se non capivo, stavo buono al suo fianco. Oggi, a distanza di tempo, ricordo, collego e ricollego. Nel sogno, durato pochi attimi infiniti, mi trovavo all'ingresso dal lato della strada della cantina. Ero solo. Non mi ricordo cosa stessi facendo proprio in quel punto. La sua immagine, però, non la dimenticherò mai. O meglio, come lui si volle presentare ai miei occhi. Non era con abiti regali, no. Anzi, tutt'altro. Era estremamente pacifico. E io stentai a credere nel sogno. Come il creatore di tutto potesse essere così umile. Non ricordo pronunciò alcuna rivelazione, perché nel mio sentire lui era rivelazione. Non ricordo altre parole che io sono. E non ricordo un contenuto così infinitamente potente da poter riempire qualsiasi spazio. Io gli chiesi, sei tu? E lui mi rispose, io sono. Il sogno era indimenticabile, perché lui era infinitamente umile. Quel sogno forse è la chiave che mi fa accorgere dei piccoli gesti, che mi fa gioire per le piccole cose, che mi fa vedere dentro una fiamma l'anima della vita, che mi fa godere delle piccole cose, perché solo attraverso le piccole cose si può costruire un grande avvenire. Le piccole cose sono l'amore che stiamo rischiando di perdere l'uno per l'altro. È il pianto che mi esce spontaneo sconoscendo quello che scrivo. Quando esco provo amore per tutti e tutto. Vorrei dare amore. Questa è la forma d'arte più antica. L'arte amore. È testimonianza di dolore per un mondo che attimo dopo attimo si allontana dalle piccole cose. Amatevi tutti. Questo urlano le mie opere. Gridano senza tregua, perché tutti noi siamo uno. E anche quando provo a distrarmi, anche quando miscelo lo zucchero al mio misero caffè ogni mattina, penso a quanti bambini ancora oggi nutrono con il loro sangue le voragini insaziabili degli ignoranti senza scrupoli. Quante famiglie ancora oggi si devono trovare a lottare per proteggere la loro storia. Quanta ignoranza continua ad allontanare famiglie, figli, padri, gli uni dagli altri, a sottrarre infanzie, a speculare sul bene, vendendo veleno. Artisti, tutti noi siamo. La bellezza salverà il mondo. La bellezza di quando ogni singolo essere su questo pianeta ritornerà a comunicare nella crisi, quanto bisogno di amore. Padre, sempre figlio tuo. Thank you.
impronta in corpo secco.